Siamo con il presidente del Klemmofall, Paolo Macheda. Presidente, cosa dovranno aspettarsi tutto il movimento della Klemmofall in questa stagione? Salve a tutti. Diciamo che l'ambizione sicuramente non nascondiamo è quella di ritornare subito in prima categoria. L'anno scorso, per varie vicissitudini, ci è mancata la permanenza, ma stanno subito, siamo al rilancio e partiamo senza nasconderci per puntare a risalire. Un rilancio che passa anche dal settore giovanile. Che progetti ci sono quest'anno per il settore giovanile della Klemmofall? Bene, ieri abbiamo iniziato proprio con la Juniores, siamo andati a vincere fuori casa in modo anche importante, 4-1 a Nuovo Latina, quindi anche sotto abbiamo buone risorse che ci danno sicuramente una mano. Senza considerare tutto il settore giovanile, ormai siamo a 120 iscritti, quindi stiamo piano piano costruendo qualcosa di veramente buono. Può essere anche questo l'anno, diciamo, dell'esplosione per quanto riguarda il settore giovanile della Klemmofall? Noi pensiamo ancora, ci mancano un paio d'anni, dobbiamo sistemare alcuni tasselli, dobbiamo un po' sistemare quello che sono la parte tecnica. Io penso che su quello tra un paio d'anni penso che saremo pronti a prendere qualche categoria un po' sopra rispetto a quelle che sono i provinciali. Nel progetto da quest'anno c'è anche Gianluca Tommasi, che è il presidente nominale della Klemmofall. Come vi siete conosciuti? Con Gianluca c'è stato intanto anni fa, ci siamo scontrati quando stava a Nettuno e quindi più volte ci siamo, tra virgolette, un po', come si dice in gergo, un po' annusati, conoscerci per capire un po' chi eravamo. Quest'anno, subito dopo, a gennaio, ci siamo incontrati un paio di volte, è nata un feeling buono per costruire qualche cosa di importante, e così è stato. È durato, diciamo, un approfondimento per 2-3 mesi, alla fine abbiamo creato questo progetto che spero e penso possa andare avanti perlomeno almeno questi 2-3 anni, sicuramente per poter raggiungere obiettivi che ci siamo prefissati noi e rimangono tra noi. Parlando invece della prima squadra, ha detto che vorrebbe ritornare in prima categoria. Queste prime due gare avete fatto praticamente punteggio pieno, 6 punti sui 6 disponibili. Si aspettava una partenza a razzo della sua squadra? L'ossatura è quella che ha fatto la prima categoria l'anno scorso, quindi è un'ossatura testata, valida e forte. A questa ossatura si è aggiunto 2-3 elementi per me di livello importante, uno per reparto, quindi sia la parte difensiva, abbiamo cambiato il portiere, difesa, centrocampo e attacco, e questo qua ha fatto sì di dare un'ulteriore volontà ma anche una credibilità nei propri mezzi, quindi penso proprio che non mi trova sorpreso questo tipo di risultato. Giusto un'altra domanda, quest'anno la seconda categoria ha 14 squadre, 2 in meno rispetto alla scorsa stagione, possiamo dire che come quest'anno ogni gara sarà fondamentale per puntare alla promozione? Confermo, hai detto bene, più che altro io lo vedo come un torneo, non tanto come un campionato, sono veramente poche, abbiamo 6 settimane di pausa, non sono buone per i ragazzi, infatti noi già stiamo costruendo qualche cosa in queste 6 settimane per tenerli impegnati e per tenerli in palla. 3 settimane a gennaio, 3 settimane a febbraio, 3 settimane a dicembre, 3 settimane a febbraio sono veramente difficoltose, quindi il compito del mister e dello staff sarà quello di tenerli sempre caldi per poi dopo rilanciare e fare quelle a seguire in modo importante. Tornando a parlare in generale della sua squadra, possiamo dire comunque che questa è la squadra radicata nel territorio, quindi immagino l'importanza anche del club a fare proprio in questo territorio. Assolutamente sì, perché questa è un campo che ormai ha più di 50 anni, è un campo che ha prodotto veramente, siamo arrivati fino alla prima categoria, fino alla promozione siamo arrivati, quindi comunque c'è storia e c'è anche, diciamo, comunità qua attorno, quindi l'obiettivo è proprio quello, è il coinvolgimento un po' di tutti quanti, della zona, della borgata, e quindi dare anche un valore proprio a quello che è il nostro territorio, quindi su questo ci teniamo particolarmente. Tornando invece al presidente nominale Tommasi, come vi dividerete i compiti? Chi si occuperà ad esempio della prima squadra della Juniores e chi del restante settore giovanile? Sì, con Gianluca, a parte la sinergia che comunque è partita da subito, però lui si occuperà della prima squadra della Juniores, l'ha presa in carico, quindi la gestione diretta, quella che è la quotidianità, la gestione la curerà lui. Comunque insieme siamo sempre allineati, quindi cerchiamo di capire e di fare al meglio quello che è
necessita, però fondamentalmente Gianluca ha proprio l'incarico di portare avanti questi due gruppi, quindi sia juniores che prima squadra. Un'ultimissima domanda, il nome Clem Ofal, sì. Tanti se lo chiedono, finalmente possiamo sciogliere il bandolo della matassa, da dove viene questo nome Clem Ofal? Sì, sì, è una cosa molto che incuriosisce un po' tutti, chi ce lo dà come un sponsor farmaceutico, chi ce lo dà come una situazione molto semplice. Clem Ofal deriva dai quattro, è un acronimo che porta i quattro nomi dei parroci che si sono succeduti nei 40 anni qua a Campo di Carne. È nata così perché fondamentalmente siamo vicino alla chiesa, non so se sottofondo si sentono anche le campane, quindi comunque è un campo parrocchiale, quindi nacque 12 anni fa come un nome dovevamo mettere, abbiamo messo i quattro parroci, Clemente, Bonifacio, poi Fausto e Leonardo, e quindi è nata Clem Ofal. Volevamo cambiarlo ancora adesso, ma alla fine abbiamo visto che porta curiosità, va bene, quindi per noi va bene così, insomma, rimane positiva la cosa. Siamo con Gianfranco Francavillese, l'allenatore della Juniores della Clem Ofal, che ieri ha vinto 4-1, se non mi sbaglio, contro il nuovo Latine Sonso. Che partita è stata per i suoi ragazzi? Ma diciamo che è stata una partita, i primi 15-20 minuti, un po' bloccati dall'emozione dei ragazzi, perché magari la prima partita è sempre un qualcosa che non si sa che cosa si va incontro, diciamo. Abbiamo subito un gol dopo circa 15 minuti su una punizione ben battuta dai ragazzi del nuovo Latine di Sonso, ma non ci siamo assolutamente scoraggiati, abbiamo continuato a fare il nostro gioco, abbiamo pareggiato dopo circa 10 minuti e niente, siamo andati su riposo sull'1-1, ma la carica giusta che ho visto nei ragazzi già nel primo tempo, nel secondo tempo è venuta fuori tutta la loro capacità di saper giocare a pallone, di saper stare in mezzo al campo, e abbiamo portato avanti questi altri tre gol portandoci a casa un risultato, insomma, importante, perché soprattutto era la prima partita di campionato. Era la partita che si aspettava dai suoi ragazzi o si aspettava qualcosina in più? No, diciamo che era la partita che mi aspettavo, ripeto, forse perché era la prima partita, però sono convinto che possono dare ancora molto molto di più. Che obiettivo vi siete prefissati per la Juniores? Ma obiettivi, sicuramente l'obiettivo più importante sarà quello di fare una bella figura, ci tengo in particolar modo, sia per i ragazzi, per la società e tutto quanto, però è una cosa che valuteremo di volta in volta, senza fare programmi. Ci sarà anche una sorta di accordo magari con la prima squadra, magari per prendere qualcuno della Juniores e inserire nella prima squadra del Clem Ofal? Il mio obiettivo è stato sempre quello, io se alleno una Juniores e un ragazzo viene preso dalla prima squadra, per me è un motivo di soddisfazione, sia per me, per il ragazzo, ma per la società stessa. Che gruppo ha trovato quest'anno? Ma ho trovato un gruppo già omogeneo, ben collaudato, che veniva da un'esperienza regionale l'altro anno, qualche altro ragazzo che conoscevo, che era stato con me lo scorso anno, è venuto uguale, mi ha seguito, e è venuto fuori un buon gruppo, secondo me un buon gruppo. Che rapporto c'è con il presidente nominale Gianluca Tommasi? Ma un ottimo rapporto, lui mi ha cercato quest'estate quando qualche altra società magari mi aveva contattato, ma a me, con lui mi è bastato parlare 5 minuti, un caffè, una stretta di mano, e è venuto tutto da sé, tutto facile. Presidente Tommasi, dopo questo big match la sua squadra ha pareggiato 1-1 con la Rocca. Cosa ha visto dalla tribuna i suoi ragazzi? Come li ha visti? Io sinceramente faccio un plauso ai miei giocatori, perché credo che la partita, insomma, abbiamo dominato in lungo e in largo, ci è mancato un pizzico di fortuna sotto rete, abbiamo provato, però abbiamo comunque trovato una squadra, la Rocca, che è punteggio pieno anche loro, quindi faccio i complimenti anche a loro, però non credo che potevamo vincerla sicuramente, insomma, ci è mancato quello spunto in area di rigore che ci poteva far portare i tre punti. Magari sono stati distratti dall'estremo difensore della Rocca, Marchionni, che per un portiere mi sembra una Ferrari. Chiedo venia per il gioco di parole. Sicuramente sì, dici benissimo Matteo, ha salvato su tre dei nostri tiri davanti alla porta, ha fatto tre interventi strepitosi, non a dire, complimenti comunque al portiere della Rocca Calcio. In queste prime tre gare hanno segnato solo due giocatori, Truini e Mele. Si aspettava questa coppia d'attacco così fulminante come Truini e Mele? Beh, sicuramente io devo fare i complimenti al mister Emanuele Ruggeri, perché comunque sia è dedito alla causa che abbiamo imbastito insieme. Sono due giocatori fondamentali, Mele e Truini sono sicuramente i nostri due bomber,
Li ringrazio, cioè, sono giocatori validi che forse in questa categoria sono anche un po', diciamo, leggermente, ecco, potrebbero sicuramente ambire a qualche categoria maggiore. In questo weekend, oltre al pareggio contro la Rocca, c'è stata la vittoria della Juniores contro il nuovo Latinese Onso. Possiamo dire un fine settimana da incorniciare per la Clembofall? Sicuramente sì, Matteo, sicuramente sì. Questa è la terza partita che facciamo con la prima squadra e abbiamo 7 punti. Credo che siamo la miglior difesa, quindi insomma, ecco, non posso che essere contento. Per di più, come dici tu, ieri a Latina ha debuttato la nostra Juniores col mister Gianfranco Francavillese, anche lì siamo andati a vincere 4-1, quindi penso che il bilancio ad oggi sia più che positivo. Siamo venuti a fare questa partita, abbiamo affrontato una bella squadra, al Clembo eravamo già consapevoli che comunque trovavamo una bella squadra organizzata, sapendo che scendeva dalla prima categoria, ma avendola già affrontato anche altri anni, avendola vista, sappiamo che è una squadra che gioca molto palla a terra. Ci siamo preparati bene comunque in settimana, anche se oggi siamo venuti con più di qualche assente, ma fortunatamente avendo una bella rosa, comunque giocatori tutti abbastanza competitivi, siamo riusciti a venire, cioè non abbiamo rischiato comunque grandi perdite. E sul resto niente, sapevamo che questo campo era difficile, abbiamo combattuto bene, abbiamo rischiato un pochino, comunque abbiamo rischiato, è stato bravo il portiere. Però abbiamo retto bene il campo e alla fine su qualche azione anche noi potevamo... Comunque penso che il pareggio sia giusto, l'1-1 sia giusto. Mister, dopo 185 minuti si interrompe la vostra imbattibilità sotto porta, però ho visto un Marchionne che è la vostra Ferrari, come si suol dire. Tralasciamo la battutaccia a parte, possiamo dire che c'è un grande lavoro nella difesa della Rocca? Sì, noi ogni reparto comunque cerchiamo sempre in settimana di lavorare e migliorare sempre di più. Abbiamo un preparatore dei portieri che comunque lavora con i portieri tutta la settimana e lavoriamo in collaborazione. E poi sempre in settimana proviamo comunque schemi, moduli, proviamo sempre di migliorarci e questo penso sia una cosa che poi nel futuro comunque dovremmo poi riprendere tutto quello che andiamo a perdere. Comunque oggi abbiamo perso 2 punti per noi da un punto di vista che puntiamo al campionato come punta anche il Clembo fa e non ci nascondiamo. Però penso che se continuiamo e veniamo qui comunque un campo così difficile, riusciamo a pareggiare una partita, eravamo andati sotto, penso che sia di buon auspicio per un futuro. Ma so che anche loro comunque saranno, come noi, sarà una battaglia da adesso fino alla fine. Avete iniziato due settimane prima del campionato, grazie anche al fatto della Coppa Lazio, quindi possiamo dire che è un vantaggio. Sì, sicuramente sì, è un vantaggio perché comunque avendo iniziato prima ci troviamo con un ritmo comunque un po' più vantaggiato sicuramente delle altre squadre che hanno iniziato una preparazione con 2 settimane di ritardo e quindi sicuramente un po' di pesantezza un po' più sulle gambe c'è, però... Sono 2 settimane, non è neanche tanto, è proprio che stiamo lavorando bene e stiamo cercando, come ho già detto, di migliorarci sempre e puntiamo comunque a salire di categoria, non ci nascondiamo e siamo una squadra che può, cioè penso che il nostro destino sia nelle nostre mani e non nelle mani di Ace, quindi dipende tutto da noi, da adesso fino alla fine. Oberdan, avete pareggiato 1-1 con la Rocca, dal suo punto di vista il risultato è giusto? Ma intanto iniziamo per dire che sono 2 grandi squadre, la Rocca che era per differenza reti era prima in classifica insieme a noi a pari punti, e abbiamo disputato un bellissimo incontro, meritavamo qualcosina in più il secondo tempo, però il calcio è questo. 7 punti nelle prime 3 gare, possiamo dire che per il Clembofall questo è un primo bottino molto importante, un ottimo inizio. Sì, un ottimo inizio, anche se noi ci aspettavamo qualcosina in più. Oggi recriminiamo questa partita, però il calcio, come ho ripetuto prima, il calcio è questo. Andiamo avanti e noi dobbiamo vincere, noi siamo fatti per vincere. In queste prime 3 gare Truini e Mele sono stati 2 unici marcatori, si aspettava una coppia d'attacco così prolifica? Ma io non mi piace parlare dei singoli, io parlo sempre della squadra, perché se la squadra non collabora, non aiuta, i gol non arrivano. Abbiamo 2 grandi finalizzatori, siamo contenti, ma il merito va anche a tutta la squadra, sia chi gioca, chi è in panchina e purtroppo anche chi è in tribuna.
Alessio, avete pareggiato 1-1 contro la Rocca in questo big match. È il risultato giusto al campo secondo te? Beh, loro sicuramente non erano male, era una bella squadra, noi ci siamo impegnati al massimo. Forse potevamo sfruttare qualche occasione di più, soprattutto il secondo tempo. Però alla fine è stata una bella partita e poteva finire magari in modi diversi. Un po' di rammarico per qualche occasione, però alla fine va bene per il proseguo del campionato. Noi guardiamo partita per partita. Tra l'altro siete stati i primi a insaccare nella rete della Rocca. Insomma, avete tolto dopo 185 minuti la loro imbattibilità con Marchionne, che è stato più una Ferrari tra i pali. Possiamo dire invece che forse proprio nel secondo tempo c'è stato proprio il rammarico per non aver approfittato al meglio di un secondo tempo che vi ha visto protagonisti. Sì, come dicevo, sicuramente quando abbiamo preparato la partita sapevamo che affrontavamo una difesa ancora imbattuta, il nostro obiettivo era batterla, potevamo farlo più volte, soprattutto nel secondo tempo. Comunque, ripeto, guardiamo avanti e guardiamo partita per partita, il campionato è lungo. 7 punti nelle prime 3 gare, possiamo dire che è un ottimo inizio per la Clembofall. Sì, certo, noi ovviamente guardiamo partita per partita, però come inizio non c'è male, insomma. Carmine, avete pareggiato 1-1 contro la Rocca, per te il risultato è giusto? Il risultato lascia un po' di amaro in bocca, però abbiamo giocato contro una squadra organizzata che, come abbiamo detto prima, ha subito 0 reti in 2 partite. Abbiamo creato molto, soprattutto nel secondo tempo, però va bene così, siamo solo alla 3ª partita di campionato e guardiamo avanti. C'è un po' di rammarico per non aver approfittato appieno del secondo tempo in quale siete stati i protagonisti? Sì, certo, ho appena detto. Abbiamo creato molto, loro hanno creato di meno rispetto a noi e potevamo sfruttare più le occasioni che ci sono state concesse dalla Rocca. 7 punti nelle prime 3 gare, possiamo dire che è un'ottima partenza per la Clembofall per questo campionato? Eccellente partenza, non ottima. E abbiamo tutto il campionato ancora da giocare, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene, però ripeto, vediamo partita dopo partita e settimana dopo settimana. Hai un obiettivo personale che vuoi raggiungere in questa stagione? L'obiettivo è comune a tutti, ovvero quello di fare il meglio possibile e di risalire in prima categoria, spero. Come ti trovi con mister Ruggeri? Bene, bene, siamo un gruppo affiatato e il mister è entrato nel gruppo subito dal primo allenamento e si adegua molto a tutte le esigenze dei giovani, visto che è di giovane età, e quindi va bene, va benissimo. Capitano, avete pareggiato 1-1 contro il Clembofall, è il risultato giusto secondo te? Sì, il risultato è forse quello più giusto, però era un'informazione molto rimaneggiata e ci mancavano molti pezzi importanti. E faccio un plauso ai miei compagni perché abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo tenuto benissimo il campo nonostante, come ho detto prima, le defezioni che avevamo e puntiamo già alla prossima a prenderci subito i 3 punti perché noi puntiamo a vincere il campionato. Vi ho visto leggermente difficoltà nel secondo tempo, come mai? Perché abbiamo sofferto molto in primo tempo, perché il Clembofall ha molto possesso palla, giocano molto bene e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Però alla fine penso che il pareggio ci sta tutto. È sul possesso palla che dovrete migliorare? Sì, più che altro perché, come ho detto prima, mancavano molti tasselli importanti e quindi il mister ha dovuto cambiare la formazione. E niente, però va bene così. Il vostro campionato è iniziato 2 settimane prima con la Coppa Lazio. Può essere un vantaggio magari aver iniziato prima rispetto ad altre squadre la stagione ufficiale? Sì, perché eravamo già pronti, abbiamo cominciato il 25 di agosto la preparazione, quindi eravamo già pronti ad affrontare subito la Coppa e noi puntiamo anche a vincere la Coppa.